Sì, grazie Presidente. Siamo ormai a metà ottobre e approviamo il cosiddetto decreto agosto, misure urgenti di agosto, metà ottobre. Decreto che la Camera non ha potuto nemmeno toccare. Presidente Fico, questo è intollerabile. Che sia l'ultima volta, anche perché si capisce un'eccezione, ma ormai è la regola che uno dei due rami del Parlamento non vede un decreto. Non è concepibile. Ma almeno tutte le misure che ci sono in questi decreti, non solo nel decreto agosto, anche nei due precedenti, sono state efficaci. 100 miliardi di sforamento, 100 miliardi di debito in più rispetto a quello che si fa normalmente, rispetto ai 400 miliardi che ogni anno lo Stato italiano emette. Per inciso, 100 miliardi di sforamento che possiamo fare grazie alla modifica all'articolo 81 voluta da Giancarlo Giorgetti, allora Presidente della Commissione Bilancio, che consente di fare degli sforamenti quando serve. Che cosa diceva la Lega all'inizio della crisi a febbraio? Semplice. Diceva: facciamo subito 100 miliardi di sforamento e facciamo delle cose semplici, tre cose semplici subito. Quando l'abbiamo detto ci avete dato dei matti. Gualtieri e Conte all'inizio dicevano che bastavano sì e no 3 miliardi di manovra, che tanto poi si recuperava nei mesi dopo. Non è andata come diceva Gualtieri. Noi con quei 100 miliardi chiedevamo di fare tre cose semplici subito: cassa integrazione per tutti, e c'è ancora gente che l'aspetta, soldi agli enti locali e alla sanità per l'emergenza, anno bianco fiscale, non far pagare un po' di tasse alle aziende, per esempio non far pagare l'acconto, cancellare l'IRAP. Invece com'è andata? Invece voi avete scelto di fare, col contagocce delle misure, tre decreti, una confusione pazzesca, decine e decine di decreti attuativi ancora da fare. Tuttavia, nella finanza pubblica c'è un modo semplicissimo per capire se le misure messe in campo funzionano oppure no. Basta vedere la cassa, basta vedere se le misure tirano, si dice in gergo. E allora com'è? Il dato è imbarazzante. A settembre, nella tesoreria dello Stato, ci sono 84 miliardi. L'anno scorso, a settembre, ce n'erano 44. Cioè, noi abbiamo fatto 100 miliardi di debito in più e abbiamo il 40% in più in cassa a fare la muffa. Questa cosa è imbarazzante. Che senso ha? Che senso ha fare debito per niente? In un mondo normale, quando c'è una situazione di crisi come questa, semmai la cassa si riduce all'osso, non la raddoppi. Perché? Allora, nel decreto agosto, quando è stato presentato, perché il parto di questo decreto arriva, lo sappiamo, da un percorso molto complicato, aveva come base, e l'ha dichiarato il ministro Gualtieri quando è venuto ufficialmente alla Camera, la soluzione di problemi rimasti irrisolti per mancanza di tempo, per mancanza di risorse, con i due decreti precedenti. In particolare c'erano quattro temi non risolti completamente. Settore dell'auto, catastrofe. Turismo e ristorazione, peggio mi sento. Commercio. E risolvere la questione delle tasse per le aziende. Ebbene, invece di tenere 40 miliardi a fare la muffa in tesoreria, bastava fare qualcosa su queste quattro linee. Con 10 miliardi per l'auto svuotavi tutti i piazzali, non era complicato, ci avvicinavamo a quello che ha fatto la Francia. Con 10 miliardi facevi qualcosa di serio per il turismo, non il bonus turismo, che l'abbiamo detto dall'inizio, risultato speso solo l'8%. Con 10 miliardi facevi l'ira di Dio. Con 10 miliardi trasformavi tutti
i prestiti dati alle aziende, i contributi a fondo perduto, quello sì che era un aiuto vero. Non era difficile. Con 10 miliardi per la parte tasse facevi qualcosa di serio per le aziende. Lì raplazzeravi completamente. Ma non è andata così. Ormai è andata. La scelta è stata di fare misure confusionarie. Il risultato, il PIL meno 10 punti di PIL, e teniamo 40 miliardi in tesoreria. Potevamo chiudere a meno 7, facendo un conto della serva. Però la Lega non fa solo critica sterile, fa anche delle proposte. E allora vi facciamo tre proposte molto semplici, liberali, che va di moda di sto tempo, moderate, fattibili domani. Tre proposte semplicissime su sanità e tasse. Uno, sulla sanità. Per la sanità abbiamo un fondo di 30 miliardi di euro per l'edilizia e gli investimenti in sanità. Di questi 30 miliardi ce ne sono ben 6, casualmente anche frutto proprio di emendamenti del nostro movimento, della Lega, 6 miliardi liberi, cioè non vincolati a nulla, che puoi spendere domani. E allora prendi questi 6 miliardi, gliene dai uno ai medici di medicina generale, fornisci attrezzature, software per la cronicità, subito, domani, basta fare la gara, e gli altri 5 miliardi fai tutte quelle cose che diciamo di voler fare, telemedicina e quant'altro. Perché lasciarli in cassa a far niente? Due, sulle aziende. Abbiamo questi decreti che oggettivamente non funzionano. Veniva detto prima, ancora 84 decreti ministeriali da fare. Ormai da qui a fine anno non li spenderete mai. Fate una bella roba, c'è la legge di bilancio. Tanto quello che c'è scritto lì lo puoi recuperare in legge di bilancio. Cancelli tutto e prendi tutti questi soldi e li usi per fare una cosa semplice. Abbassi le tasse all'azienda, azzeri l'IRAP, fai una cosa, ma falla. Terza, e chiudo, il mitico bonus 110%, che ahi noi non è ancora partito. Il governo sì, ha spinto alcune grosse banche a fare pubblicità, a dire che ci sarà qualcosa, ma operativamente, lo sappiamo tutti, zero operazioni fatte ad oggi. Però noi guardiamo sempre anche il bicchiere mezzo pieno. Il 110% come credito d'imposta è stato accettato dall'Unione Europea. Allora facciamo anche qui una cosa semplice. Le aziende hanno decine di miliardi di crediti IVA. I crediti IVA certificati dall'Agenzia delle Entrate, rendiamoli cedibili come il 110%. Questo sì metterebbe decine di miliardi nell'economia. Come vedete, volendo si possono fare delle cose, si può fare PIL, si può dare una mano al paese. Ci vorrebbe un governo.